Seconda slamata. Buongiorno amici, eccoci qua nella prima giornata in cui il Quinta è in maniche corte, quindi giornatina primaverile fantastica, 25 gradi e speriamo pesce in attività. Oggi vi parlo di una tecnica che vi aiuterà sicuramente a catturare qualche pesce in più, in particolare nel periodo estivo. Oggi parliamo di Ned Rig. Abbiamo già parlato un po' del Ned Rig in un altro video dove vi spiegavo molto semplicemente cosa fosse. Oggi proviamo ad andare un po' nei dettagli. Fondamentalmente il Ned Rig è una pesca con la testina piombata, quindi io qua ho una testa piombata dove vedete che ho inserito un verme, uno sciaddino, un'esca disegnata magari appositamente per il Ned Rig. Qual è la caratteristica di questa testa piombata? È quella di avere la parte, diciamo quella vicino all'amo, estremamente piatta, quindi è fatta apposta di modo che l'esca quando arriva sul fondo si appoggia e tende a stare in posizione sollevata. Veramente molto interessante e molto importante questa cosa, perché dà la possibilità al pesce appunto di vedere molto bene la nostra eschetta e di aspirarla alla perfezione. Quindi l'esca deve essere appoggiata sul fondale con la codina che si muove e rimanere assolutamente verticale o comunque in più in su possibile. Lo scopo della testa piatta del Ned Rig è proprio questo, cioè quello di tenere appunto l'esca il più possibile sollevata. Magari poi andiamo a utilizzare anche delle esche come queste che hanno una codina leggermente mobile, quindi avendo questa codina mobile che si sposta in su e in giù tende ad invitare ancora di più il pesce a mangiare. E mi sembra di avervi fatto capire che con una canna da spinning in mano, una piccola testina piombata e un vermetto, ovviamente il Ned Rig è una tecnica finesse. Gli americani la tendono a utilizzare quando proprio il pesce è completamente apatico e non ne vuole sapere di mangiare. Quindi il Ned Rig è proprio l'ultima spiaggia dei nostri amici americani. Andiamo a vedere un po' qualche piccola differenza e poi magari andiamo a vedere anche un po' di recuperi e speriamo di prendere anche qualche pesce. Let's go! Ok, vediamo di avventurarci un po' in questo Ned Rig. Come vi facevo vedere prima, è una testa piombata dove io sono andato ad innescare un verme assolutamente al centro, come vedete al centro del corpo nella maniera longitudinale, poi la faccio passare a calza completamente e la faccio uscire, quindi qui non abbiamo un innesco anti-alga. Mi raccomando, molto importante, non è una tecnica anti-alga e anti-incaglio, bisogna stare molto attenti dove andiamo a pescare perché l'amo è completamente esposto, assolutamente esposto, quindi dobbiamo stare attenti perché appunto alberi, erbai, cespugli eccetera eccetera ci possono rischiare di appunto di farci incagliare e anche troppo spesso. Quindi attenzione, mi raccomando, al Ned Rig peschiamo in acque aperte. La sua conformazione, comunque il suo disegno, la sua idea è quella di pescare in acque aperte, magari intorno a qualche sasso. Attenzione un po' all'erba perché comunque è facile incagliarsi, o comunque in linea generale in zone dove non c'è una grandissima possibilità di incaglio, quindi zone abbastanza pulite. We'll be right back.
Eccolo qui, Nedrig. Guardate che spettacolo, proprio mandato nel punto giusto, non troppo in gola, non troppo fuori, pesce che ha aspirato letteralmente l'esca e sono riuscito a salparlo. Questo è il bello del Nedrig, perché la testa piombata, adesso la andiamo a rilasciare, perché la testa piombata sta all'insù, quindi fa, tiene l'esca molto in su, quindi il pesce quando arriva letteralmente la aspira e nel momento in cui l'ha aspirata gli entra perfettamente in bocca e noi andiamo a ferrare sul palato. Punto perfetto. Eccoci qua, parliamo un po' di esche. Allora, l'esca definitiva, tra virgolette, da innescare a Nedrig è una tipologia di esca come questa. Questa infatti è un'esca della Nikko, si chiama Zazza Super Ned, quindi esattamente disegnata per la pesca a Ned Rig. Come vedete è un tronchetto con una puntina, quindi praticamente la parte piatta è necessaria perché si porta a battuta contro la testa piombata, quindi veramente importante. Ha questo corpo abbastanza tozzo e una codina un pochino più piccola che ci permette magari di fare un movimento leggermente vibrante quando si va a appoggiare sul fondo. Quindi io qua andrò a fare il classico innesco Ned che vi ho spiegato prima, quindi io entro al centro, cerco di uscire sempre centralmente e poi vado a spingere letteralmente la mia esca contro la base della testina piombata. Ecco, ragionamento molto importante, io qua ho fatto un piccolo errore, l'esca è leggermente storta. Assolutamente no, l'esca deve essere perfettamente dritta. Se noi la mettiamo perfettamente dritta, il nostro innesco Ned arriva ad essere preciso e perfetto. Eccolo qua. In questo caso io sono riuscito a innescare alla perfezione il nostro Zazza Ned, che è esattamente dritto ed è perfetto per questa tecnica. È molto importante perché in questo modo sulla discesa dell'esca lui scende molto verticale, poi si appoggia sul fondo e resta con la codina alta. E poi anche perché le varie recuperi che poi andremo a vedere servono appunto che l'esca sia assolutamente dritta. Nikko fa tantissime esche da Nedrig, in particolare il Zazza Super Ned, questo ve l'ho già fatto vedere, il Zazza Leech, che è questa tipologia di verme un pochino più piatto con una codina molto mobile, estremamente finesse, mi piace veramente tanto, e poi lo Zazza e il Grammite, che è questa sottospecie di insettino appunto da innescare a Nedrig anche lui, molto bene, molto leggero e estremamente polivalente. Quindi queste qua sono bene o male le tipologie di esche da utilizzare a Nedrig, ce ne sono veramente tante, ormai praticamente tutte le aziende hanno fatto esche da Nedrig appositamente per questa tecnica, quindi significa che è diventata praticamente una tecnica che utilizzano tutti nel mondo della pesca e anche gli americani, che di solito sono molto restii a utilizzare esche finesse. Pesce, pesce. Altro pesce. Altro pesce. Yes! Altro pesce. Sempre Nedrig. Con esca ingollata. Molto bene, quindi altro pesce Ned, non è gigante, però come vedete la taglia è molto buona e sono pesci che tendono a reagire abbastanza bene a questa esca qua in caduta. Questo non l'ho preso a vista, non l'ho visto, ho lanciato in un posto dove pensavo ci fosse un pesce e infatti c'era, ha mangiato praticamente subito e appena toccato l'acqua ho sentito l'aspirata e l'aspirata Nedrig si sente benissimo. Parliamo del recupero. Il primo recupero che io vado a fare è quello costante. Cioè, cosa significa? Significa che io vado a lanciare la mia esca, la faccio scendere sul fondo e questo già è un ottimo inizio per il bass. Perché? Perché lui già sulla discesa, questo movimento molto lento della testina piombata che scende con questo verme molto piccolo e col filo sottile, ci permette una discesa estremamente naturale. Quindi già il pesce è interessato a guardare la nostra esca e spesso ce la mangia ferma sul fondo. Quindi lasciate almeno una decina di secondi l'esca ferma sul fondo per vedere se il pesce si è avvicinato e ve la va a mangiare. Numero 2,
inizio lentamente con la canna alta a fare un recupero costante sul fondo, quindi sentendo tutte le asperità. In questo caso cosa farà la nostra testina di Danny Drigg? Scenderà quando noi iniziamo a recuperare, ogni volta che prenderà l'ostacolo tenderà a fare questo movimento molto interessante, quindi gratterà sul fondo, saltellerà, metterà in moto la codina e sarà veramente un recupero molto accattivante per il bass. A volte do qualche colpetto con la canna, appena appena un colpettino per mettere magari un pochino più in movimento la nostra esca, però già con il recupero costante la nostra esca trascinata sul fondo riesce a saltellare molto bene e dare questo movimento molto particolare, molto attrattivo per il bass. Recupero numero 2, lancio come sempre, lascio scendere la mia esca e la lascio ferma almeno una decina di secondi sul fondo, molto importante. Resto fermo e inizio a recuperarla come recupero con la testina piombata, cioè a shaky head, quindi dei piccoli saltelli sul fondo, senza fare recuperi costanti, ma facendo dei piccoli saltellini sul fondo con qualche pausa. Quindi facendo saltellare letteralmente il cemino della canna, quindi facendolo muovere molto molto lentamente e intanto recuperando con il mulinello da spinning per tenere sempre il filo in tensione. Molto importante tenere il fondo, sentire tutte le asperità del fondale, veramente molto importante. Recupero numero 3, perfetto per i pesci sospesi, cioè quei pesci che navigano a mezz'acqua e magari non sono attivi né sul fondo né in superficie, ma a mezz'acqua. Ok, come facciamo? Lancio. Non faccio arrivare l'esca sul fondo, la faccio arrivare a mezz'acqua e poi comincio un recupero costante con il mulinello, come se stessi recuperando uno spinnerbait. Canna bassa o canna alta, ogni tanto do un piccolo colpetto con la canna per mettere in movimento la codina e poi farla ripartire. Questo recupero è perfetto per i pesci sospesi ed è secondo me decisivo su alcuni pesci molto grossi che proprio non vogliono sapere di scendere per andare a prendere la nostra esca. Adesso vi racconto questa cattura. Soprattutto se riusciamo a salparlo. Yeah! Bellissimo pesce, bello ciccione, bello grasso, a Ned Rig, finalmente. Adesso vi racconto questa bella cattura. Ok, questa ve la devo raccontare a tutti i costi. Questa cattura di questo bellissimo bass preso a Ned Rig, che adesso andiamo immediatamente a rilasciare, poi vi faccio il recap di questo bellissimo pesce. Allora, che cosa è successo? Ned Rig spesso ci dà anche la possibilità di catturare pesci a vista, ovviamente, perché è una tecnica finesse, quindi riusciamo a lanciare a spinning davanti alla testa del pesce in maniera molto precisa. Ed è quello che ho fatto, ho visto un pesce a vista. Lui se l'è spaventato, mi sono allontanato, mi sono girato e gli ho lanciato. Subito non ha fatto nulla. Quando ho cominciato a shakerare l'esca a mezz'acqua è partito come un missile e me l'ha mangiato. Quindi il bello del Ned Rig appunto è che quando lo shakeriamo l'esca si muove la codina in maniera molto frenetica e il pesce impazzisce. Quindi anche sui pesci a vista mi raccomando Ned Rig e shakerate spesso la codina dell'esca per metterla in movimento, soprattutto su pesci un pochino più attivi. Sugli altri lasciatela ferma, su quelli più attivi un po' di shakerato va molto bene e fa venire voglia al bass di attaccare la vostra esca anche molto rapidamente. Questo ci è andato come un missile.
Questo è bello. Giù. Il bello del Ned Rig è quello che l'esca viene sempre ingollata perfettamente e si riesce sempre a fare delle lamate perfette sulla parte superiore del palato. Molto importante questo. Così il pesce poi difficilmente si slama. Ecco qua che l'esca che esce perfettamente dalla bocca del pesce senza arrecare nessun danno. Mi raccomando, sorreggiamolo sempre nella parte superiore. Ogni tanto può scappare che sia leggermente piegato. Lo tiriamo su, soprattutto quelli di grandi dimensioni. Questo è un pesciotto non grande, però bisogna sempre sorreggerlo per aiutarlo un po', ok? Ok, parliamo velocissimamente dell'attrezzatura, anche perché qua non c'è moltissimo da dire. Allora, canne da spinning. La base del Ned Rig è una tecnica finesse, quindi canne da spinning. Massimo da noi in Italia io non monterei più di un 6 libbre, dal 4 libbre al 6 libbre. Dipende da quello che lanciamo, dipende dal colore dell'acqua e dipende da quanto questi pesci sono più o meno smaliziati, ok? Quindi dal 4 al 6 libbre io vado a montare sul mio mulinello da spinning. Taglia del mulinello non ne parliamo mai, dal 2000 al 3000, direi che 2000-2005 secondo me va benissimo. Io monto fluorocarbon e basta, solo ed esclusivamente fluorocarbon diretto. Alcuni utilizzano anche trecciato, perché no? Provate con un finale di fluorocarbon. Io preferisco pescare direttamente con il fluorocarbon per una questione di affondabilità, del vento, sensibilità, eccetera eccetera. Quindi per me il fluorocarbon è il top del top. In base alla dimensione della testina, questa qua è un sedicesimo, che per me comunque è già una discreta testina da Ned Rig, già abbastanza pesante, anche perché comunque le esche da Ned sono già pesanti per se stesso, quindi aggiungendo altro piombo poi dopo piano piano fanno una discesa un pochino differente. Quindi io andrei dal sedicesimo, l'ottavo se volete, anche per arrivare fino a un ventesimo eccetera. Quindi io starei su questo range, comunque molto light, e quindi ovviamente abbiamo bisogno di canne non troppo potenti. Quindi abbiamo bisogno di canne non potenti, quindi io qua ad esempio una 67M, quindi medium, che mi lancia massimo 3 ottavi. Si può anche provare con canne da un quarto, qua potete tranquillamente osare utilizzare anche delle canne light in generale, quindi medium o medium light, dipende dall'impedenza dell'acqua e dalla tipologia di esca che andate a montare, più o meno pesante. Eccoci qua amici, anche oggi arrivati in fondo a questa bellissima giornata di pesca insieme. Oggi abbiamo pescato a Ned Rig. Mi raccomando, variati i recuperi, variate le esche, cercate il vostro setup perfetto con la canna, con il mulinello e con il filo. Mi raccomando, attenzione alle ferrate, devono essere molto importanti, altrimenti il pesce può slamarsi. Attenzione al combattimento, perché se forzate troppo il pesce si può slamare, però so che siete bravi, ogni volta imparate, fate tanti esperimenti e insieme cerchiamo di costruire la nostra pescata in compagnia. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, ci vediamo ogni giorno sulle storie per piccoli trucchetti, tips eccetera eccetera, news qua sul canale. Iscrivetevi per chi non l'ha ancora fatto, mettete mi piace, condividete i video e come sempre in bocca al basso.